Credo che si ripresentano almeno due domande che in qualche modo adombravo all'inizio. Una è come mai tanti giovani, l'ha detto, perché finché negli anni passati eravamo abituati a combattenti eretici e qualche giovane, non molto, ma ce n'era. Adesso la quantità di giovani è percentualmente aumentata. Questa cosa che ti ricordava Saverio, che al cimitero vanno inquadrati, lasciati a casa gli anziani degli anni 70, e vanno avanti i giovani, è altamente significativo. Allora, forse sul piano numerico non è tantissima gente, però attenzione, perché queste prove elettorali che abbiamo citato prima, quando non c'è la Lega che assorbe una parte della, come dire, dell'opinione fascista, portano a casa voti, ma portano a casa voti che vanno oltre quel 10% che noi ci eravamo abituati. Vi ricordate, MSI negli anni 60, 70 eccetera navigava 7, 8, 9, 10%, era stabilmente. Adesso si manifestano delle cose nuove e diverse. Qui c'è non tanto l'MSI, ma proprio delle radicalizzazioni nazifasciste esplicite che portano a casa dei voti localmente. Allora, forse, ripeto, sul piano numerico non sono tanti, però hanno una capacità di attrazione che è assolutamente imparagonabile con quella che abbiamo conosciuto negli anni 70, 80, 90. E quindi questo è il primo punto sul quale inviterei ancora a riflettere e magari a dirci le vostre opinioni. L'altro elemento che andrebbe ripreso è questo della normativa di legge. Mi pare che Cenati ci dicesse chiaramente, ma anche Saverio, che c'è un problema di magistratura. C'è un problema di magistratura. Ecco. Come la affrontiamo questa cosa? In altre parole, le norme ci sono. Come tutte le norme possono essere applicate in vari modi. Su questo terreno o le si applica in modo abbastanza coerente, non dico rigido, ma rigoroso, corretto, oppure si aprono degli spazi. Allora, prima, come si affronta questa cosa? Secondo, Roberto Cenati credo che più di una volta sarà andato a parlare col prefetto e col questore su questi argomenti, quindi magari ci può dire qualcosa sul piano delle autorità di pubblica sicurezza e dello Stato. Terzo, veramente ci occorrono ulteriori norme, veramente ci occorrono ulteriori leggi, oppure con le norme che ci sono si potrebbe e non si fa. E allora qual è lo snodo? Dove bisogna premere? Dove bisogna agire? Sicuramente sul piano politico, ma in che modo? Perché c'è un deserto politico che oggi sembra non accorgersi dell'importanza di affrontare la questione del fascismo riemergente. Sì, io volevo, ricollegandomi a quanto ha detto Saverio prima, rilevare due fatti molto gravi che si sono verificati nella nostra regione. Quello forse più grave è quanto è avvenuto a Monza, perché dopo il ballottaggio è stato per la prima volta affidato un assessorato allo sport ad un personaggio legato a Lealtà e Azione, a una formazione antisemita, xenofoba e neonazista. E questo è avvenuto nella terza città più popolosa della Lombardia. Credo che questo sia un fatto da non sottovalutare, anche perché dal 2011, Saverio lo ripete spesso, mi pare dal 2011, Lealtà e Azione si è radicata profondamente all'interno del centro di questa città e sta svolgendo un'attività quasi indisturbata, attraendo molti giovani, mi pare di capire. Giovani che vengono catturati dal radicalismo di destra.
Cioè, il radicalismo, anche se con richiami negativi, xenofobi o razzisti, è un elemento che attrae molto i giovani. Gli estremismi attraggono i giovani, i radicalismi. Ma un'altra cosa molto grave è successa in un collegio universitario dell'Università degli Studi di Pavia, dove recentemente un'organizzazione di estrema destra, neofascista, ha presentato un libro promosso anche dalla casa editrice AR di Franco Freda. Questo ha suscitato poi l'indignazione da parte dei familiari di Piazza Fontana e anche come Ampi abbiamo preso posizione. Anche questo è avvenuto nell'indifferenza, noi abbiamo scritto al rettore e al rettore del collegio universitario, che però ci ha detto: beh, io sono per la massima libertà di opinione e quindi questi hanno tutto il diritto di esprimere le proprie idee. Noi gli abbiamo risposto dicendo che il fascismo non è un'idea ma è un crimine contro l'umanità. Questo credo che sia la cosa fondamentale sulla quale noi dobbiamo insistere. Ma sulle come contrastare le formazioni neofasciste e neonaziste, io penso alla Germania. Alla Germania chi si proclama neofascista agisce, deve agire nell'illegalità, perché non è ammesso. In Italia, dopo 72 anni dalla liberazione, siamo in presenza di Lealtà Azione, di Casa Pound, di Forza Nuova, che paradossalmente sono ammesse alle elezioni amministrative, addirittura Forza Nuova, un esponente nel Parlamento europeo. Forza Nuova è stata dichiarata da due sentenze della Corte di Cassazione neonazista, Casa Pound si proclama fascista del terzo millennio, Lealtà Azione è una formazione neonazista, eppure questi gruppi vengono regolarmente ammessi alle elezioni. E questo è un altro grave paradosso della democrazia italiana, oltre a una debolezza della magistratura di merito. Come diceva Saverio, abbiamo avuto una sentenza del giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano che ha assolto 10 neofascisti che avevano fatto il palese apologia di fascismo per la manifestazione del 29 aprile 2014, assolti perché il fatto non sussiste, perché secondo il magistrato in quel momento non c'era il pericolo della riorganizzazione del disciolto partito fascista. Quando abbiamo invece avuto una sentenza, qui il Tribunale di Milano sembra schizofrenico, della quinta sezione del Tribunale di Milano del novembre del 2015, che ha condannato a un mese di reclusione 16 neofascisti, cioè in primo grado, 16 neofascisti per apologia del fascismo. Quindi la magistratura è un altro grosso nodo che noi ci troviamo, di fronte al quale ci troviamo. I rapporti con la prefettura, ma i rapporti col prefetto sono stati buoni nel momento in cui il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, ha vietato per la prima volta, non dimentichiamolo, dopo 4 anni, quella manifestazione oscena che veniva, quella parata oscena che veniva fatta a Campo 10, 25 aprile mattina, proprio nel giorno della liberazione. E qui è stato determinante l'intervento del sindaco di Milano Sala, e oltre all'intervento dell'AMPL e delle altre organizzazioni antifasciste, perché per la prima volta un sindaco, cosa che non avveniva da anni, si è espresso contro questa ignobile manifestazione. Quindi qualche segnale è venuto dalla prefettura, anche se poi devo dire che occorrerebbe forse più determinazione. Cioè, noi abbiamo chiesto che lo Stato nato dalla Resistenza diventi veramente uno Stato antifascista, che applichi le leggi che comunque ci sono, la legge Scelba, la legge Mancino, il rispetto della Costituzione, e che faccia un'azione anche di sensibilizzazione da parte delle giovani generazioni, perché nei confronti delle giovani generazioni la stessa legge Scelba mi pare che in un suo articolo preveda l'intervento di sensibilizzazione nei confronti dei giovani nelle scuole sui temi del fascismo e del nazismo.
Certo, occorre, adesso è in discussione la proposta di legge Fiano, che in particolare tende a colpire quanto sta avvenendo sui siti web. Ecco, quello dei siti web è un altro elemento, è un'altra questione che non si riesce a regolamentare. Su Facebook e da altre parti succede di tutto, vengono dette le cose più terribili da parte di neofascisti, neonazisti. Si è calcolato che ci sono 530 pagine Facebook dichiaratamente neofasciste c'è necessaria quindi una regolamentazione, anche se sarà molto difficile, di questi siti, e il disegno di legge Fiano prevede, aspetta, dunque vado a vedere cosa dice esattamente, e prevede un aumento fino a un terzo delle pene a chi fa apologia di fascismo sui siti web, ma prevede anche che venga punito proprio per l'ambiguità che il reato di apologia di fascismo in Italia, non così in Germania, perché in Germania il reato di apologia di fascismo è un reato serio. Avete visto che i due agenti di polizia che hanno ucciso il terrorista a Sesto San Giovanni, che aveva fatto la strage a Berlino, quando la Germania ha saputo che questi si erano avevano postato su Facebook inneggiando al fascismo, gli hanno tolto qualsiasi riconoscimento, qualsiasi encomio, perché in Germania il reato di apologia è un reato serio, cosa che non sembra essere serio nel nostro, anche se ci sono dei problemi lì, cosa che non sembra essere così nel nostro paese. Il progetto di legge Fiano prevede che il saluto romano sia inserito nell'articolo 293 bis del codice penale, proprio per evitare ambiguità, assieme all'aggravante di pena per quanto succede sui siti web. Quindi gli strumenti ci sono, devono essere applicati, ma io ripeto, deve essere anche svolta un'azione di sensibilizzazione da parte nostra nelle scuole. E io qui faccio un'ultima osservazione, che è polemica, che comunque io credo di dover fare in quanto presidente dell'ANPI. All'ANPI e alle associazioni antifasciste devono essere forniti gli strumenti per controbattere e contrastare questi fenomeni. Beh, è da 70 anni che a Milano noi chiediamo che venga realizzato un museo nazionale della resistenza. Non è mai questo non è mai avvenuto, soltanto recentemente, 2 anni fa, il ministro Franceschini, ora in accordo con l'amministrazione comunale, ha deciso di realizzare un museo nazionale della resistenza, che non si ha neanche più il coraggio di chiamare museo ma spazio resistenza, in 400 metri quadri all'interno della Casa della Memoria. Questo vuol dire non voler realizzare un bel niente, perché o si fa un museo, un museo adeguato di Milano, che è città medaglia d'oro della resistenza, oppure non si può prendere in giro Milano, che è capitale della resistenza, perché in questo modo, oltre a non fare il museo, si fa andare in frantumi il progetto Casa della Memoria, per il quale si era battuto l'ANPI e l'ANED quando erano ancora vivi Maris e Casali, e lì in quello spazio pubblico nel quale l'ANPI, l'ANED e le altre associazioni hanno fatto importanti mostre, convegni e presentazioni di libri, non si potrà fare proprio niente. Quindi anche gli strumenti che devono essere forniti alla nostra associazione e alle altre realtà antifasciste devono essere strumenti adeguati, altrimenti è facile dire sì, bisogna contrastare questi fenomeni, ma nella realtà poi manca la volontà politica. Tra le ragioni, secondo me, del reclutamento giovanile che sta avvenendo in queste formazioni c'è il fatto che il neofascismo italiano, più o meno in tutti i suoi scomparti, non si presenta come una destra conservatrice. Loro si autodefiniscono come degli rivoluzionari, degli antagonisti contro il sistema. In questo senso c'è un modello
che viene ricopiato e si cerca di rideclinare, che è l'esperienza del primo movimento fascista del 1919-1920, quando i fascisti si presentavano come contro il Parlamento, contro le istituzioni, contro il sistema, per rovesciarlo da cima a fondo, e parlavano peraltro di rivoluzione generazionale, quindi i giovani avrebbero cambiato l'Italia. Queste formazioni si presentano in questi termini come rivoluzionarie. Non è che oggi in Italia, anche a sinistra, ci siano molti partiti e formazioni che si definiscono rivoluzionarie, e non ci sono neanche molte realtà a sinistra che utilizzano quello che voi avete qui nel murales, che è Che Guevara, l'icona di Che Guevara, che invece viene a essere usato a destra. Casa Pound usa sistematicamente questa figura come un mito contro, che quindi parla ai giovani di adesso, non semplicemente quindi si fa un'operazione classica da parte loro di rivisitazione del loro pantheon con dentro tutte le loro cose da Italo Balbo in avanti. Si parla di Che Guevara, e c'è un'intervista che ha fatto pochi anni fa, nel 2015, il capo di Casa Pound, secondo me estremamente istruttiva, Gianluca Iannone. Lui l'ha fatta a Playboy, e uno dice: caspita, perché fa una intervista a Playboy? Playboy non è più il giornale una volta, è diventato molto moderato, non ci sono più, come dire, quelle fotografie che un tempo avevano segnato un po' anche la sua fama. È un giornale adesso in cui ci sono anche interviste, ci sono interventi culturali, e c'è una lunga intervista a Iannone, e il giornalista, che non è esattamente uno sprovveduto, gli dice: ma perché voi ricordate Che Guevara? Che c'entra con voi? Che Guevara era un guerrigliero comunista. E lui gli risponde sempre: non ci interessa che fosse un guerrigliero comunista, a noi interessa mettere in evidenza che era un guerrigliero che con armi alla mano ha combattuto una battaglia già persa, a rischio di morire come è successo, contro gli americani, come i ragazzi di Salò tra il 43 e il 45. Voi potete ridere, come rido io quando sento queste cose, ma questa cosa si inserisce in un passaggio di questo paese, in cui c'è la frattura della memoria, in cui non solo c'è la crisi dei partiti, delle idealità, dei sindacati, la crisi delle culture, della solidarietà e dell'uguaglianza, c'è una crisi nella trasmissione della memoria, che è il problema della battaglia politica e culturale che noi dobbiamo fare nei confronti di questo, perché questo è il problema principale: riuscire a costruire un movimento antifascista che su questo terreno riesca, come dire, a migliorare questo paese, restituendogli una memoria che rischia di sfilacciarsi o di andare persa. Detto questo, le leggi ci sono. In Italia ogni tanto si fanno le leggi quasi per dimenticarsi quelle che già esistono, perché quando è stata fatta la legge Mancino nel 93 esistevano già due leggi precedenti, una del 67 e una importantissima del 1975, che il nostro paese varò in sottoscrizione a un accordo internazionale promosso dall'ONU, dove già si dicevano esattamente le stesse cose. Una legge che è stata usata una sola volta, io non mi ricordo l'anno preciso, ma penso che sia il 76, quando al palazzetto dello sport di Varese, una partita di basket, i tifosi del Varese alzarono delle croci bianche per, come dire, dileggiare e offendere i giocatori della squadra di Tel Aviv e Maccabi, e utilizzarla, perché furono individuati una parte e furono condannati sulla base di quella legge. Le leggi ci sono, sembra che vengano fatte perché ci si è dimenticate di quelle già che esistono. Io sono convinto che è bene che ne vengano fatte delle altre, che integrano e aggravano alcune pene, e il problema però rimane sempre quello politico, perché prima diceva Roberto della Germania: in Germania, se uno canta la prima strofa dell'inno nazionale che si usava sotto il terzo Reich, finisce in galera. Se uno fa slotto romano, finisce in galera. Non è che lo sto dicendo per dire una cosa che è esagerata. C'è un filmato, un documentario molto bello, fatto da un giornalista ex del Corriere della Sera, Claudio Lazzaro, che si chiama Nazi Rock, dove tra le scene che lui riprende in un meeting di Forza Nuova c'è questa scenetta che la dice lunga, e cioè quelli di Forza Nuova hanno invitato il segretario nazionale del partito neonazista tedesco dell'NPD, Hugo Voigt,
e prima che lui entri a fare il suo intervento esce quello della segreteria di Forza Nuova che dice: camerati, mi raccomando che nessuno si sogni di fare un saluto romano, perché in Germania chi fa il saluto romano finisce in galera e noi non possiamo mettere in difficoltà il nostro ospite che dovrà tornare al suo paese. In Germania per il saluto romano si finisce in galera. In Svizzera per scrivere un articolo negazionista dell'olocausto si finisce in galera, come è successo a uno degli esponenti più importanti del neonazismo europeo, lui Gaston Amaudruz, che aveva 80 anni, ha scritto un articolo negazionista, gli è andato in primo grado 11 mesi, in secondo grado il Tribunale di Losanna ha fatto una bella sentenza, ha detto non gli diamo 11 mesi, gli diamo un mese solo, ma lo fa tutto in galera, e l'ha messo dentro in galera. In Francia non si possono usare le insegne della Repubblica di Vichy, da noi si va in giro con le patacchine, le insegne della decima Mars e del fascismo, in Francia è proibito, sotto i governi di destra c'è stata una causa che fece il governo di Chirac a Yahoo perché c'era la, come dire, vendita su eBay di memorabilia nazista dei campi di sterminio. Ci sono dei paesi che hanno una volontà politica diversa dalla nostra, il problema è la volontà politica. E chiudo su due cose. Guardate che poi dentro le leggi che sono state fatte ci sono alcuni articoli che tutti si dimenticano, compreso il ministro degli interni Minniti, che rispondendo a un'interrogazione parlamentare del PD rispetto a quelli della comunità dei 12 raggi ha risposto: ma noi non possiamo fare niente, ci sono due inchieste della magistratura e fino al terzo grado di giudizio non si può fare niente. L'articolo 7 della legge Mancino è un articolo che ha fatto storcere il naso a un po' di garantisti di casa nostra, perché dice che in modo preventivo, quando il magistrato inquirente ravvisa il reato di istigazione all'odio razziale, etnico e religioso, può immediatamente inibire il funzionamento dell'organizzazione, chiudere le sedi, congelare il patrimonio, impedire l'uso del sito. C'è anche questo in Italia come strumento, se tu volessi utilizzarlo. E quando in Italia si sono sciolte, secondo la legge Scelba, organizzazioni importantissime, terroristiche, squadriste, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, la prima nel 73 e la seconda nel 76, sono state sciolte dopo il primo grado di giudizio, perché c'era la politica, perché i governi democristiani, Paolo Emilio Taviani, ministro degli interni, disse non si può andare avanti così, ci sciogli subito, quindi senza formalismi, senza considerazioni di, come dire, garantismo, perché c'è la politica di fronte alle emergenze e alle necessità, si usa anche quello. Sulle leggi, poi ci si dimentica il carico di violenza che in questi ultimi anni è stato esercitato da questa organizzazione. Io mi rifaccio ai dati ufficiali del Ministero degli Interni, che rispondendo con grandi difficoltà a delle interrogazioni ha detto, era al fatto, febbraio 2016, interrogazione sulle violenze di Casa Fama. I dati del Ministero degli Interni dicono che dal 2011 al 2015 c'è stato un arresto ogni 3 mesi di un esponente di Casa Fama e una denuncia ogni 5 giorni, 359. E siamo ancora fermi al febbraio del 2016. E quindi quando ti dicono, però non è la ricostituzione del Partito Fascista, ma questi rispetto all'esperienza del Partito Fascista usano squadrismi di ogni genere sparsi in diverse realtà italiane. La stessa cosa per Forza Nuova. Il ministro Minniti ha risposto a un'interrogazione, ha risposto parzialmente a un'interrogazione che viene da anni fatta in Parlamento, a cui nessun ministro degli interni risponde, perché la richiesta è sempre la stessa attraverso alcuni parlamentari. Dal 1997 ad oggi, in quanti episodi di violenza sono stati coinvolti dirigenti ed esponenti di Forza Nuova? Ci hanno dato solo gli ultimi 65 mesi. Vengono fuori 240 episodi, tra cui 10 arresti, che facendo un calcolo semplice è uno alla settimana. Allora, le leggi ci sono, la volontà politica manca, le violenze però sono, come dire, un fatto sistematico, non è un fatto ideologico la ricostituzione del Partito Fascista. È un fatto materiale. Chiudo su una cosa: c'è secondo me un mutamento in corso delle istituzioni repubblicane. Io ho questa convinzione, ci sono state anche polemiche con l'ANPI, io non sono convinto che le istituzioni siano semplicemente meno antifasciste, io sono convinto che sta succedendo una cosa, che stanno diventando afasciste,
perché ci sono episodi che sono accaduti, che sono di sommovimento profondo, che non riguarda qualche funzionario, riguarda l'insieme dell'istituzione. La vicenda delle medaglie date il 10 febbraio del 2015 per le vittime delle foibe. Vi ricordate? Fu data una medaglia ai parenti di tale Paridemone, presentato come colui che aveva, tra gli altri, difeso i sacri confini della patria, infoibato. Poi si scoprì, perché qualcuno andò a vedere, che questo signore era un sottufficiale del battaglione Benito Mussolini, che morì nel febbraio del 44, non difese i sacri confini della patria perché combatteva coi tedeschi, e non fu infoibato. Grazie anche alla protesta dell'ANPI furono poi ritirati nell'aprile del 2015, ma successe un'altra cosa, che qualcuno andò a vedere le 1000 medaglie che erano state date tra il 2004 e il 2015. C'erano dentro 300 circa repubblichi, il primo dei quali era stato considerato dallo Stato italiano sotto il governo De Gasperi criminale di guerra, che era il prefetto di Zara. C'è una lettera di Alcide De Gasperi rivolta agli alleati nel 1946, perché costui era stato fermato in Jugoslavia ed arrestato, diceva agli alleati: per noi questo è un criminale di guerra. La prima medaglia, che è stata data il 10 febbraio del 2004, è stata data ai familiari di un criminale di guerra. E allora c'è qualcosa che sta succedendo, cioè non è semplicemente qualche errore di qualche commissione per cui qualche incompetente o qualche amico degli amici infila dentro delle cose. C'è un sommovimento, c'è una trasformazione. E quindi secondo me le istituzioni sono un terreno di conflitto. Non ci si può più unicamente rivolgere, va fatto per ragioni secondo me di pressione politica. Si chiede alle istituzioni di fare il loro mestiere. Le istituzioni però, dai questori ai prefetti, questo mestiere non lo fa. Ma non perché i questori e i prefetti sono diventati, come dire, dei personaggi incontrollati e ciascuno risponde a sé. Rispondono a indicazioni istituzionali da 5 governi in qua, per cui i fascisti hanno diritto di manifestare, i razzisti hanno diritto di manifestare, anzi li mettono sullo stesso piano che li mettono l'ANPI e i nazisti sullo stesso piano, come se fossimo all'epoca dei doppi estremisti. Finisco, poi ti do la parola. No, c'è lo spazio per gli interventi. Sì, no, ho finito subito. Secondo me c'è qualcosa di più che sta accadendo. Io credo che dobbiamo, nel movimento politico e culturale, che dobbiamo necessariamente costruire in questo paese, l'obiettivo è far ritornare le istituzioni repubblicane alla loro natura di istituzioni antifasciste. Mi pare che questo poi sia uno dei nodi centrali. Quando parlavamo prima della magistratura, e si parlava della magistratura di Milano, non quella di Caltanissetta, che per esempio sulla questione Borsellino ha fatto la strada che sappiamo. La magistratura di Milano, dove per carità le tradizioni democratiche sono presenti. Non dico che tutto sia rose e fiori. E quindi sicuramente c'è un dato politico generale che riguarda sia l'accettazione, la tolleranza e sia il contrasto, che io penso non è solo giudiziario e militare o di polizia o di ordine pubblico, ma è politico e culturale, e che effettivamente sembra andato disperso. Io volevo ancora chiedere, sì, prima ancora di dare la parola, ancora brevissimamente, perché si è fatto tardi, come si usa dire, brevissimamente richiamare una cosa che è ovvia ma è centrale, e cioè la questione dell'emigrazione. Oggi i fascisti sono fortissimamente presenti su questa cosa che ci riguarda, ci coinvolge tutti, ci interroga tutti, sulla quale è aperto un dibattito, sulle quali l'Italia si trova in una situazione direi drammatica nei confronti del resto d'Europa. Cioè è una cosa centrale che più o meno conoscono tutti, anche se non la conoscono nella realtà delle cose che avvengono. Quindi su questo brevissimamente ce n'ha. Anzitutto io condivido le osservazioni fatte da Saverio Ferrari quando dice che
Sì, ci sono già le leggi, però le leggi non bastano, occorre la volontà politica di applicare le leggi, occorre l'intervento della magistratura. Una volta che la Digos, io mi ricordo che il 25 aprile, non di quest'anno ma dell'anno prima, la Digos aveva denunciato la solita manifestazione del 25 aprile mattina al campo 10, ma la magistratura ha preso le denunce e le ha messe sotto i faldoni, la magistratura di merito. Quindi c'è questo problema della magistratura. Certo, c'è questo legame, come diceva Scaramucci, molto stretto tra movimenti neonazisti e neofascisti in Italia e problema dell'immigrazione. Cioè, queste organizzazioni cavalcano il tema contro l'immigrazione, contro i profughi, contro le decine di migliaia di famiglie che fuggono dalla guerra e dalla fame per trovare rifugio nel nostro paese o in Europa. C'è uno strettissimo legame tra neofascismo e razzismo, perché queste formazioni, lo diceva Saverio prima, non dimentichiamolo, sono neofasciste ma profondamente razziste, anche perché il fascismo è nato dalle sue origini come movimento razzista. Se voi leggete, andate a vedere i primi discorsi di Mussolini, si parla di negri, di razza bianca, e quindi la matrice razzista del fascismo è marcata fin dalle sue origini. Ci sono poi dei post anche qui che vengono, anche il web fa la sua azione, ci sono post terribili di carattere razzista che vengono messi dai neofascisti contro nei confronti di chi viene nel nostro paese. C'è stata recentemente la presa di posizione del ministro degli esteri austriaco e dell'Ungheria di Orbán, che hanno intimato l'Italia di non aprire più i loro porti, di non accogliere più i profughi e chi fugge dalla guerra e dalla fame. Quindi siamo in un contesto particolarmente difficile. I neofascisti, i neonazisti probabilmente vogliono scaricare e vogliono trovare un capo espiatorio, come era già successo nel secolo scorso, tragicamente nel Novecento, un capo espiatorio alla crisi economica e sociale che investe il nostro paese, individuandolo nei migranti, individuandolo in chi fugge dalle guerre e dalla fame. La ricerca del capro espiatorio è una costante dei movimenti neofascisti e neonazisti, come tragicamente è avvenuto nel Novecento. Io voglio accennare un'ultima cosa. Negli ultimi giorni si è scatenata una polemica contro la presa di posizione, contro i dati che sono stati riferiti dal presidente dell'INPS Tito Boeri, il quale diceva che certo i migranti, l'accoglienza dei migranti costa all'Italia, ma non tutti, ma ai più sfugge che i contributi INPS versati dai lavoratori stranieri nelle casse dell'istituto di previdenza sono circa pari a 8 miliardi di euro, e questi contributi servono poi a pagare le pensioni dei lavoratori italiani che sono in pensione. Quindi è assolutamente sbagliato e stupido prendersela con i migranti quando proprio loro contribuiscono a contribuire a risollevare le sorti dell'istituto che poi eroga le pensioni. E l'altro dato interessante che viene osservato è che dai redditi dei lavoratori stranieri in Italia, l'imponibile generato dai redditi dei lavoratori stranieri in Italia è di 45,6 miliardi di euro, che ha generato 6,6 miliardi di euro di IRPEF pagata. Forse questi dati andrebbero un pochettino ricordati a chi invece vede nei migranti un pericolo per tutti noi, per la tenuta della nostra società, e non invece un arricchimento anche culturale, perché io penso che chi proviene da altri mondi possa senz'altro arricchire la nostra società, che troppo spesso è provinciale e chiusa in se stessa, non guarda l'Europa, non guarda ai problemi del mondo.
Credo che questa sia un'altra riflessione che noi tutti, ma che tutti i cittadini dovrebbero compiere in modo compiuto. Brevissimamente, rispetto al tentativo di trovare nei migranti un capo espiatorio, la vicenda anche poco conosciuta, sta venendo fuori solo adesso, di un'organizzazione neofascista, perché tale è, che si chiama Generazione Identitaria, che peraltro fa parte di una specie di rete nera europea presente in 7-8 paesi e che in Italia la sua capitale ovviamente ce l'ha a Milano, meglio Cinisello Balsamo per essere più precisi, che ha fatto una sottoscrizione sostenendo di aver raccolto tra i 70 e gli 80 mila euro per affittare navi per andare a ostacolare le ONG nei loro soccorsi ai migranti nel Mediterraneo. A maggio una loro nave affittata ha creato un serio problema a una ONG SOS Mediterranee che non è riuscita a uscire dal porto di Catania perché la nave si era messa di traverso e che in queste settimane ha affittato un'altra nave raccogliendo neofascisti italiani, francesi e tedeschi, caricandoli al porto sempre di Catania e viaggiando verso le coste libiche per fermare i barconi e riportarli indietro dei migranti. Le ultime notizie la danno come però per il momento ferma perché le autorità egiziane l'hanno intercettata e bloccata, anche perché qui comunque ci sono state pressioni, interrogazioni parlamentari e c'è stata una specie di mobilitazione antifascista in Sicilia, non una specie, una seria mobilitazione antifascista e sono state fatte pressioni internazionali. Ma c'è chi vuole passare all'azione diretta, questo è il problema, per affondare sostanzialmente i barconi delle povere persone che scappano dalla guerra e dalla fame. Il neofascismo non è quindi solo semplicemente una realtà che si sta muovendo su un piano puramente politico, ideologico e violento in casa nostra, tenta anche di colpire i barconi dei migranti facendo scuola, intendendo fare scuola rispetto a un'azione quindi che si dovrebbe compiere in sintonia con tutte le altre destre, perché il problema nostro è che tutte le destre si tengono e tutte le destre, per quanto abbiano una loro specificità e un loro percorso storico, in questo momento a livello europeo e a livello italiano hanno dei denominatori comuni anche qui, e il denominatore comune è il rifiuto dell'accoglienza, dell'integrazione. Il denominatore comune è l'opposizione alla società multiculturale e multietnica, che piaccia o non piaccia è una realtà che sta cambiando la composizione sociale di questo paese e di gran parte dei paesi europei. Le destre si tengono su questo e cercano lo sfondamento. Qualche mese fa, in un sondaggio sulla legge ancora non presentata dello Ius Soli, la maggioranza degli italiani era favorevole. Oggi la maggioranza degli italiani è contro l'approvazione della legge dello Ius Soli, perché evidentemente queste campagne, la situazione che si è determinata a livello europeo, nel Mediterraneo e qui da noi, morte. E quindi cambia le opinioni, la gente ha paura, cerca i capri espiatori, pensa in un qualche modo che rispondendo con certe modalità a dei fenomeni che sono di passaggio epocale, strutturale, possa risolvere anche i propri problemi personali, che non risolverà mai in quel modo. Chiudo con una cosa, io sono un attento lettore di un signore di 90 anni ormai, che è uno dei più acuti osservatori politici di questo paese, che è Giorgio Galli. Da qualche tempo Giorgio Galli dice una cosa che a me rimane impressa ogni volta che la dice, guardate che le borghesie non credono più nella democrazia, dice sistematicamente questo. Io non so se abbia ragione, io credo che questo sia da prendere in seria considerazione, perché tutto quello che stiamo dicendo anche questo pomeriggio qui porta lì, e cioè noi abbiamo un problema di tenuta delle istituzioni democratiche, del tessuto democratico, forse anche di questo paese. C'era qualcuno che aveva chiesto, ecco, prego.